Ma com'è che era? We are in champions, my friend. Buongiorno a tutti, ragazzi, ben ritrovati, ben ritrovati. Questo, mi tolgo gli occhiali, ragazzi, perché questa qua è la seconda volta che rifaccio il video perché rientro in macchina dopo lavoro. Metto il telefonino in posizione dopo 8 minuti e mezzo di video nero, completo, stava andando in ebollizione il video, vabbè. Sono cose che capitano, ma il video lo rifacciamo, non è un problema, non è assolutamente un problema. Tanto è tutto qui dentro. Tutto qui dentro. Ragazzi, cari miei Juventini, sistemiamo bene perché qua oggi devo fare un video bello lunghino. Cari Juventini Gobbi, io vi dico, quando ci sarà nel futuro un 28 maggio, un'altra volta uno Juve Milan, un Milan Juve, fate di tutto per spostarlo, perché voi il 28 di maggio con noi lo sapete quello a cui andate incontro. Non è uno sfottò, è la verità, è la verità. A parte le battute, volevo fare dei ricordi, perché Juve Milan 0-1 con gol di Gattuso, quindi la G da Gattuso a Giroud nel 2011, l'anno del nostro 18° scudetto. Non mi ricordo chi fece l'assist, forse Cassano, non vorrei dire una cazzata, adesso non me lo ricordo, anche dei difetti, ragazzi. Non mi ricordo la data e non mi ricordo l'assist, mi ricordo benissimo il gol di Gattuso con la papera di Buffon. Niente, 0-1 anche lì, quindi da G a G, Gattuso Giroud. Poi, allora, possiamo cominciare il video parlando. Innanzitutto devo fare, ragazzi, dei complimenti al mister perché finalmente si è levato dalle palle sto cazzo di aziendalismo. Ah, oh, finalmente l'hai detto ieri, mister, questa rosa va rinnovata, va rinforzata. Finalmente l'hai detto, se vogliamo competere sui due fronti, questa rosa va rinforzata. Non l'avevi mai detto in 3 anni e mezzo che sei qua. Finalmente, finalmente. Oh, ma ci voleva tanto, ci voleva tanto. Adesso hai fatto, ci hai portato in Europa League il primo anno, in Champions League il secondo anno, scudetto l'anno dopo, adesso ci hai riportato in Champions League, quindi il tuo l'hai fatto. E adesso è ora che fai le tue richieste. Basta, yes man, bravo Mister Pioli, complimenti, complimenti, cazzo, complimenti. Dunque, arriviamo a queste pagelle, però no, prima delle pagelle devo dire un sacco di robe, ragazzi. Allegri, Allegri ancora è convinto che... Ormai sei stato smascherato, caro Allegri, basta, basta, tu devi tornare, tu sei rimasto fermo nel 2014, quando sei arrivato in finale di dicembre, 2015. Basta, il calcio è andato avanti, tu sei rimasto lì e ancora ieri hai detto ci saranno delle squadre che andranno in Champions League nonostante noi siamo sopra. Hai rotto con quel po' di squadre, anche che ti lamenti. Cioè, ieri sei stato capace di dire se volevo vincere subito me ne andavo in un'altra squadra. Ma tu ti rendi conto di quello che dici? Oh? Ma soprattutto io ieri fossi stato un dirigente della Juve, subito dopo queste dichiarazioni ti chiamo. Ti dico, guarda, ti do tutti i soldi che vuoi, basta che ti levi dalle palle. Cioè, ma che cazzo di dichiarazioni sono? La Juve, sta allenando la Juve, Pogba, Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Con questa squadra qui sei stato capace di dire se volevo vincere andavo ad allenare in un'altra parte. Cioè, ma come se stessi allenando il Cagliari, il Sassuolo che allena... Oh, ma ragazzi, ma... Cioè, c'è un limite a tutto, eh. C'è un limite a tutto. Boh. Continua a dire, noi siamo secondi, noi siamo secondi. Piatelo in culo, Allegri, dai, basta, non ci voglio neanche di parlare perché tornatene a pescare a Livorno, ormai non ti può vedere più nessuno, i tuoi giocatori non ti possono vedere, i tuoi tifosi non ti possono vedere, i tifosi avversari non ti possono vedere, non ti può vedere nessuno. E c'era gente che anni fa diceva che il Real Madrid pensava ad Allegri. Ah, mamma mia, quanto fa la fortuna nella vita, quanto fa la fortuna nella vita, 9 milioni di euro all'anno, va bene. Detto questo, partiamo con queste pagelle perché sennò il video diventa di mezz'ora. Allora, Mike Maignan, voto 6,5, perché giusto perché sei Maignan, dai. Sicurezza allo stato puro, ve l'ho sempre detto, per me Maignan io dormirei con le porte spalancate qui a Cinisello Balsamo, sapendo che c'è lui in porta, gli lascerei le chiavi cioè il mio codice PIN del mio banco, ma ti li lascerei a Maignan. Non hai fatto niente di trascendentale, parate mostruose non hai fatte, uscite sicure, prese sicure. Hai sbagliato un lancio. Ieri, se non sbaglio, hai sbagliato un'apertura su Theo Hernandez, mi ricordo. Sì. Questa è già una notizia, però 6,5 te lo do. Partiamo prima da Theo. A Theo gli do 6 più, perché Cuadrado l'hai annullato.
andato una volta al tiro dove c'è stato un errore nello scalare, non mi sembra però di ricordare che l'errore sia tuo, quindi sei più te lo do, anche tu ieri non hai fatto chissà che cosa, non hai fatto le solite tue sgroppate, ma una partita col melone, finalmente col melone. Poi Tomori voglio dare il 6 più pure a lui, perché mi sembra che sia tornato il Tomori dell'anno scorso nella partita di ieri, eh. La stagione di Tomori secondo me arriva alla sufficienza, ma proprio risicata, nonostante a me Tomori, io lo ricordo nelle prime partite col Chelsea, era veramente un difensore che mi ha rubato subito l'occhio, infatti non ci vedo più, a parte gli scherzi, e mi sembrava un gran bel difensore, era utilizzato terzino mi ricordo nel Chelsea, però cioè, quando sei arrivato al Milan ero contentissimo, perché mi sembrava veramente il difensore del futuro quest'anno. Io mi ricordo le partite di Firenze, le partite col Napoli in casa, molte volte mi ha fatto bestemmiare parecchio. Però ieri il 6,5 te lo voglio dare. Poi uno dei migliori in campo, ragazzi, ieri è Malik Ciao, abbiamo fatto un grandissimo colpaccio nel comprarlo per veramente tre noccioline. E questo qua è del 2001, è sicuro. Di testa è infermabile. Anticipa, imposta, posizionamento, cioè veramente abbiamo fatto un colpaccio e ce ne siamo accorti soltanto a maggio, no, perché me ne ero accorto molto 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 prima, nella partita col Torino dove venivamo da gennaio e Malik Ciao viene buttato titolare col Torino dopo che fece 5 minuti dove nel derby tenne Lukaku molto bene, e da lì in poi fece un periodo di titolare, poi dopo nelle partite di Champions col Napoli Kier, lo sapete che ci fu la pausa e si lamentò, quindi diventò Kier il titolare, Ciao venne ancora relegato in panchina. Adesso spero che finalmente stop, il titolare deve essere Malik Ciao, punto, quindi 7 a Malik Ciao. Calabria anche lui 7, perché l'assist, ragazzi, molti lo criticano perché i cross di Calabria molte volte il piccione al terzo piano, al terzo anello, scusate, lo prende spesso, però i cross di Calabria ultimamente con la Sampdoria, mi ricordo cross bellissimo dove Giroud la schiaccia, però molto debole, ieri ha fatto un cross bellissimo dalla tre quarti, Giroud poi se la inventa il gol, però il cross di Calabria ieri il 7 pieno assolutamente. Poi passiamo al centrocampo, Rade Krunic partita anche lui di testa, però quando esce palla al piede, ragazzi, quando esce palla al piede mi fa veramente veramente paura. Cioè io spero veramente che l'anno prossimo di non vederlo più titolare, perché non è un giocatore che per me può stare titolare fisso nel Milan assolutamente. Io però la partita di ieri il 6 glielo do, secondo me non ha fatto niente di quello che può fare di non, cioè Krunic è quello, non è che può fare di più, non è che uno ci si aspetta le partite da 8 di Krunic, quindi io il 6 glielo do perché comunque la testa la usa, è tattico. Tecnicamente, ragazzi, gli donerei i miei di piedi, che sono un'altra roba. Quindi 6. Poi arriviamo a Sandro Tonali. Non ha fatto anche lui una partita da 8, però è diventato il cervello, le braccia, le gambe, il cuore, i polmoni, la mente, gli occhi di questa squadra. Lui è il nostro scheletro, cioè quello che rappresenta di più di tutti lo spirito del Milan, più di Maignan, più di Teo, più di Leao, è Sandro Tonali. Io lo voglio capitano, non ce n'è di cazzo, io voglio l'anno prossimo Sandro Tonali capitano, punto e stop. Passiamo ai tre davanti adesso. Brian Diaz voto 5, nulla, cioè io, chi vuole spendere ancora 20 milioni per questo qui, auguri. Io credo che il Real Madrid, se fa partire Asensio per sostituirlo con Brian Diaz, io temo che il Real Madrid faccia una grandissima cazzata a far partire, che è ufficiale, che Asensio va via. Io fossi una squadra ambiziosa, Asensio, vieni da qua, da papi, vieni qua, quanto vuoi, 6 milioni, questi sono 6 milioni, vieni a giocare con me, ma adesso, classe 96 Asensio, ragazzi, parametro zero, questi sono i giocatori da prendere, perché non si prende, alla destra Asensio e Milinkovic Savic. Sogno, lo so che sogno, però purtroppo il portafoglio che si usa non è il mio, anche perché è vuoto. Però 5, Brian Diaz 5, 5 più, toh. Ma non ha fatto niente ieri Brian Diaz. Non che Leao e Messias, adesso arriviamo anche a Messias, che vabbè, anche a Messias gli do 5, non gli voglio dare meno di 5.
perché comunque nelle partite prima io lo salvavo sempre, perché comunque il gollettino ce l'ha. 4-5 gol all'anno li fa, se poi gli togli anche 4-5 gol a Messias, francamente diventa dura dargli il 6. Quindi gli do 5, lo stesso voto di Brand Diaz. Per me il voto se lo deve essere uguale, perché Brand Diaz delle volte gioca anche da 8. Cioè Brand Diaz è lo stesso che settimana scorsa ha fatto quella partita con la Sampdoria. Ieri sera, ragazzi, l'avete visto, quando c'è la squadra fisica Brand Diaz vola via. Gli ho visto fare dei contrasti spalla a spalla dove veramente è volato via. Quindi è molto discontinuo, pazienza. Tornando a Messias invece sappiamo che è quello e non può fare più di quello. Quando ha fatto più gol, mi sembra, Messias in campionato di Brand Diaz, o bene o male siamo lì. E Brand Diaz ha giocato molto di più in campionato di Messias, perché Messias si gioca il posto con Salemakers. Quindi non voglio paragonare Brand Diaz a Messias, perché Messias ha 32 anni, Brand Diaz ne ha 24. Però capite bene che quella è la parte dove migliorare l'anno prossimo, ma proprio assolutamente. Messias, Brand Diaz, Krunic e la punta. Cioè proprio da qui non ci si schioda. Poi abbiamo Rafa Leão. A Leão gli do 6. Gli volevo dare anche il 6 meno, ma non perché per il gol che ha... Non è che se l'è sbagliato, perché uno con le potenzialità di Leão, ragazzi, uno con lo strapotere atletico e fisico che c'ha Leão, se fai meno di 20 gol in Serie A, hai fallito, secondo me. Perché io veramente... Leão, quando deciderà di essere più cattivo in campionato, può fargli gli stessi gol di Lautaro. E Lautaro gioca prima punta. Leão è lì a sinistra. Il giorno che metterà la cattiveria, più cattiveria, Leão arriva veramente a 20 gol, ma proprio a inciabatte. Gli do il 6 meno invece perché c'è stata quella falcata dove non sei andato via in velocità a gatti. Non sei andato via in velocità. Quindi ti voglio dare il 6 meno. Questa voglio essere più severo con te. Poi arriviamo ancora a Giroud, ragazzi, quando arrivò, io nonostante lo seguivo dai tempi dell'Arsenal, ai tempi del Chelsea, lo seguivo sempre, non è mai stato uno che un attaccante che mi piaceva. Però francamente in questi 2 anni Olivier Giroud è entrato veramente nel cuore. Il gol che fa, io vi dico, era un attaccante quando giocavo a calcio e il mio punto forte era il colpo di testa. Quello è un gol favoloso. Cioè, ragazzi, è un gol favoloso quello che fa Giroud ieri. Perché la palla gli arriva dietro. Cioè, lui si mette così la... E poi, nonostante ciò, era molto lontano dalla porta. Oh, ragazzi, gli dà una frustata a quella palla che veramente ha rischiato di bucarsi. Fantastico, Olivier Giroud. Il gol di Olivier Giroud ieri, nonostante poi quanto si è sbattuto, io mi ricordo ancora le tue lacrime dopo il derby. Questi 4 gol spero che ti abbiano rifatto tornare sul morale, perché c'è veramente attaccamento alla maglia che ha Giroud. Ce l'avesse qualcun altro con l'attaccamento alla maglia lì. Quindi Olivier Giroud gli do 8, ma non solo oltre per il gol, ma per quello che ha rappresentato in questi 2 anni. Cioè il gol col Napoli ieri, anche ieri, assist di Calabria, gol di Giroud. Ragazzi, mi sto andando ancora in ebollizione sto cazzo di telefono, continuiamo così che non voglio rifarlo. Basta, queste sono le pagelle, quelli che sono entrati. A Pioli gli vuole dare qualche voto in meno per il cambio Brahim Diaz-Leao per Balloturé e Pobega, ragazzi. Qualcosa di... cioè veramente un insulto al calcio quello che ho visto ieri. Quel cambio lì è stato veramente un insulto al calcio. Però mi ha fatto piacere finalmente che abbia detto quelle parole lì, quindi Pioli, sinceramente, ieri è stata una partita dai ritmi molto 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 bassi. E sinceramente l'ho guardata anche con poca enfasi. Al gol di Giroud ero talmente incredulo che ho aspettato 2 secondi prima di esultare, perché il gol di Giroud veramente è stato qualcosa di magnifico. Cioè non ci credevo quello che aveva fatto. Una roba meravigliosa. Detto questo, ci siamo presi questa Champions League, terzo anno di fila in questa Champions League. Adesso le banconote come se piovesse. Quest'anno 0 scuse, banconote come se piovesse.
perché altrimenti veramente, e non aggiungo altro, non aggiungo altro. Banconote come se piovesse. Ragazzi, questo, dopo questo quarto d'ora insieme, dopo che l'ho rifatto per la seconda volta, mi si stava spegnendo un'altra volta, adesso l'ho beccato mentre si stava spegnendo. Io vi posso salutare qua, ragazzi, continuate a iscrivervi al canale se siete arrivati a questo punto del video, mi raccomando il like che è importantissimo. Ci vediamo nel video di domani, ragazzi, commentate, mi raccomando. Ciao a tutti.